I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione su richiesta della locale procura distrettuale, avente ad oggetto diversi beni riconducibili a Giovanni Comis, 59enne, affiliato di spicco alla famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano, di cui è stato anche reggente del gruppo di Picanello ed attualmente detenuto. Il provvedimento mira a colpire un patrimonio che, secondo gli accertamenti svolti, sarebbe stato acquisito coi proventi degli illeciti affari gestiti dal Comis, il quale, già tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Orfeo nel 2017, dopo essere tornato in libertà, era stato nuovamente arrestato il 15 ottobre scorso nell'ambito dell'operazione Picanello, allorquando gli sono stati contestati i reati di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. I beni oggetto del sequestro, tutti riconducibili al Comis e ai suoi familiari conviventi, ammontano un valore complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro ed in particolare riguardano l'immobile, il 100% delle quote e l'intero compendio aziendale della società Q Factor Records, etichetta discografica catanese che gestisce diversi cantanti neomelodici, nonché il terreno e l'immobile in costruzione, costituito da ben 12 unità immobiliari in fase di realizzazione, sito in via Caduti del Lavoro del capoluogo etneo, formalmente intestato a una ditta di edilizia ma riconducibile al Comis, nonché un appartamento sito in contrada Saracena all'interno di un villaggio turistico.